Ciao a tutti i surfisti, siamo a Melbourne, 10 ore avanti rispetto al fuso orario italiano, qui è notte, ma possiamo parlare di Formula 1, delle qualifiche di oggi in cui c'è stata la pole position, in un certo senso attesa, prevista di Lewis Hamilton, c'è stato l'exploit di Ricciardo che ha battuto Vettel, c'è stata la parziale delusione della Ferrari con il quinto posto di Alonso, ne scrivo sul mio blog, sulla stampa che si chiama Controsterzo, adesso aspetto le vostre domande. Un saluto a tutti gli appassionati di Formula 1. Volevo porre l'attenzione su una questione di cui forse non si parla abbastanza. Riguarda la sicurezza dei meccanici e dei piloti ai box. Esiste la reale possibilità di folgorazione, viste le alte tensioni in gioco negli apparati elettrici delle monoposto, soprattutto nelle situazioni di pioggia o di bagnato? Grazie per la risposta. Aiuto, speriamo di no. Mi auguro che tutte le norme di sicurezza siano rispettate. Certo si vedono delle cose curiose, si vedono i meccanici magari che indossano dei guanti tipo lavapiatti o si vedono i piloti che scendono a piedi uniti dalla macchina con un saltello. Detto questo, la Formula 1 ha fatto della sicurezza uno dei suoi punti di forza e sono convinto che nessuno prenderà delle scosse ai box. Ciao, sono Manuel e volevo chiedere una domanda relativa alla Williams, ovvero se questa scuderia potrà mai tornare ai fasti di metà anni 90. Grazie. Ma dunque, la Williams è stata la sorpresa nei test e la delusione di queste qualifiche, quindi diciamo che la cosa mi insospettisce un po', perché tra gli ultimi test e la partenza del mondiale c'è stato l'arrivo di uno sponsor molto importante. Quindi mi permetto di sospettare che magari qualche prestazione è stata un po' drogata, ricordiamoci che durante i test una squadra non è obbligata a rispettare la lettera e i regolamenti, può per esempio correre sotto peso e guadagnare un po' in prestazioni. Sono pronto a ricredermi, vediamo cosa combinerà in gara. Ciao, sono Silvio. A vent'anni della sua scomparsa, arriverà mai un altro Senna nel circus? Grazie. No, non credo che ci sia un altro campione come Senna. Abbiamo dei campioni del mondo, dei piloti bravissimi come Sebastian Vettel, che ha vinto 4 mondiali di fila, quindi non deve giustificare più niente, ha dimostrato di essere un grandissimo, ha battuto tutti i record di precocità. Alonso è un altro grandissimo pilota, ha vinto 2 titoli mondiali, Hamilton lo è, ha un enorme talento, anche se forse con un'altra testa avrebbe vinto di più, ma è ancora relativamente giovane. Ecco, detto questo, il carisma, la personalità, l'intelligenza di Senna non le vedo.